Oggi siamo in una situazione in cui lo schema con cui abbiamo forse lavorato, con cui abbiamo accettato di crescere e di svilupparci negli ultimi 40-50 anni, questo schema decisamente è scricchiolante. Perché lo schema era abbastanza semplice, ci sono tutta una serie di divisioni tra chi si occupa di impresa profit e chi si deve occupare invece del sociale. I pilastri, i meccanismi con cui condurre un'impresa profit erano ben definiti, quindi massimizzazione del profitto, sfruttamento della leva finanziaria e così via. All'interno di questo c'era una concezione dell'uomo, una concezione della persona molto legata appunto a un successo materiale. Il progresso consisteva nella possibilità di poter guadagnare di più, di essere più ricchi, di poter permettersi una casa migliore, una macchina migliore, di poter fare una vacanza in più. Capiamo che questo oggi è seriamente in discussione, è seriamente in discussione perché abbiamo visto che può portare a dei pesanti dissesti. La crisi economica finanziaria che stiamo attraversando è figlia anche di questa concezione. E allora che fare? Da questo punto di vista, la primaria possibilità che abbiamo per affrontare questa sfida è sicuramente l'educazione, cioè ripartire dal fatto che ognuno di noi, giovani ma anche meno giovani, si devono rimettere in discussione e devono trovare la possibilità di incontrare maestri, persone che prima di loro hanno già intrapreso determinate sfide e hanno già sperimentato dei tentativi di risposta. Ripartire dall'educazione è uno dei concetti fondamentali e l'enciclica questo lo sottolinea in modo cruciale perché ancora una volta viene sottolineato come oggi uno dei problemi fondamentali sia quella della cosiddetta emergenza educativa, cioè di poter riannunciare, riproporre al popolo tutto, non solo i giovani, un modo diverso di concezione di sé e di soddisfacimento delle proprie condizioni materiali.